Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, una splendida messa che è in onore di Maria, Vergine, sostegno e difesa della nostra fede. E si intitola così. È una messa stupenda perché ci presenta proprio la figura della Madonna in quanto donna di autentica, profonda e grandissima fede. Noi ci pensiamo non molto spesso. Il Vangelo che abbiamo sentito, che è molto lapidario, è in realtà una grande lode alla fede della Madonna. Noi sappiamo che la fede viene dall'ascolto, basta per qua, dice San Paolo, e comporta una vita vissuta secondo la fede, quella che San Paolo chiama l'obbedienza della fede. La Madonna è stata esemplare in entrambe queste cose, ecco perché quando dicono a Gesù beato il grembo che ti ha portato al seno dove hai preso il latte, Gesù dice beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano, perché io ho preso il latte da mia madre e sono stato portato da lei, perché lei è la prima, come dice San Giovanni Paolo II, donna di fede che si deve mai esistire, altrimenti io lì dentro non ci sarei andato. Dove si vede la fede di Maria? In tutta la sua vita, ma ci sono alcuni episodi che sono chiaramente fondamentali. Noi preghiamo ogni giorno il rosario. Come ha fatto il figlio di Dio a venire al mondo? L'arcangelo Gabriele ha detto, guarda che il figlio di Dio, che dici? Nulla è impossibile a Dio. Ci credi che questa è la volontà di Dio e che se tu dici sì, il verbo si fa carne dentro di te? Sì, ecco l'ancella del Signore, si è fatto di me secondo la tua parola. La Madonna si reca da Santa Elisabetta, cosa dice Santa Elisabetta? Beata colei che ha creduto che le parole di Dio si sarebbero adempiute. San Giovanni Paolo II ha definito la Madonna la prima discepola di Gesù. Quindi Gesù negli anni di vita pubblica ha predicato la fede, ha predicato convertitevi e credete al Vangelo, ha portato la buona notizia della parola di Dio attraverso la sua voce umana. Chi è stata la prima ad ascoltarlo? La Madonna. Chi è stato a non dubitare che lui era il figlio di Dio anche durante la passione? La Madonna una parte della passione l'ha seguita, perché sappiamo dai Vangeli che era sotto la croce, ha incontrato Gesù sulla strada del Calvario e l'ha seguito fino alla morte, ma il resto della passione l'ha seguita, insegna la tradizione, gli autori spirituali, misticamente. E chi è che ha creduto che quell'uomo, credo che stava morendo, quella morte orribile, voi sapete che un sacco di eretici sono rimasti scandalizzati dalle sofferenze. Ti pare che Dio, che quello veramente è Dio, cioè che soffra in quel modo, che si faccia ridurre in quel modo? No, cioè, non è possibile. Per noi oggi è tutto facile, però, capite, lì in diretta non era così facile, specialmente per chi era la madre di Gesù e ha conservato la fede. Altra cosa, chi è che ci ha creduto fino alla, per l'unica che sarebbe risorto? Questa è la tradizione della Chiesa, l'ha sempre segnato unanimemente tutti i papi, solo la Madonna. L'hanno persa tutti la fede. Questo è evidente dal fatto che quando le donne vanno al sepolcro, come siamo nel tempo di Pasqua, e tornano dagli apostoli e dicono, nessuno dice, e che problema c'è? Ce l'aveva detto, è risorto, e quindi adesso aspettiamo che arriva. Tutti rimangono, ma queste sono fatte in goccetto. Gli apostoli pensavano che fosse un vaneggiamento di donne, sai, a quei tempi purtroppo, non vi offendete, quelle donne erano per così, queste già ci stanno tutte con la testa, se saranno fatte in goccetto a prima mattina, non è che ci hanno tanto creduto, capite? Purtroppo, non la Madonna, tant'è vero che la prima a vedere Gesù risorto è stata Maria Santissima, e gli autori dicono ha conservato la fede della Chiesa. Ecco perché sostegno e difesa della nostra fede, perché tutta la vita della Madonna è stata una vita di fede e perché è stata provata la sua fede in modo, come dire, se verrebbe a dire, inumano, estremo, capite? La fede subisce dei momenti di prova, cioè quando cominciano ad accadere perché va tutto bene, a credere che Dio esiste e che è buono se va tutto bene. Diventa un po' più difficile quando le cose vanno un po' peggio, diventa molto difficile quando arrivano delle grosse prove. La fede va provata. E molti la perdono la fede a causa delle prove. Quanta gente dice, io non sono un sacerdote, innumerevoli sono le persone, ma è successo quello, mi si è ammalato il fidanzato, mi si è ammalato mio padre, ho chiesto a Dio che mi guarisse, non me l'ha guarito, e da quel giorno non c'è credo più, non mi sono più in chiesa. Questo è molto frequente, questo tipo di discorso, no? Perché
non tutti superano le prove della fede. La Madonna sì. Allora, la Madonna è sostegno e difesa della fede a due livelli. Primo, a livello personale. Quindi la devozione alla Madonna, rimanere unita alla Madonna, è una garanzia che la nostra fede non crollerà sotto i colpi delle tentazioni o delle prove della vita. Ma secondo, la Madonna è custode anche della fede della Chiesa intera. Cioè il baluardo, capite? Voi sapete che la Chiesa è stata flagellata, chi ha studiato la storia della Chiesa lo sa, nel corso della storia, da innumerevoli eresie, a montagna, d'accordo? Sempre a fare concili, sempre i papi a dire no, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. È stata, come dire, una pioggia ininterrotta. E non sempre è semplice rimanere nella retta fede, non deviare, perché a volte alcuni errori, anche oggi, sembrano molto, sono molto ben... Capite? Sono molto ben orchestrati, quindi se uno sta attento, dice, non lo dite troppo in giro. Io quando studiavo in seminario mi sono accorto che qualche eresia la pensavo per ignoranza, d'accordo? Quando dice, ah, è così, dico, ciao, finta di niente, insomma. Perché a volte un errore sembra molto persuasivo. Ecco, con la Madonna c'è una preghiera mariana, che era quella insegnata da Solo Luigi Monforte, che contiene una invocazione di Maria Santissima che spiega il senso di questa messa. Maria, sterminio e rovina del demonio e di tutte le eresie, guidaci sul retto momento. Proprio questa fede granitica che la Madonna ha avuto, chiunque a lei si rivolge, ecco perché la Chiesa la tiene in così grandissimo ed alto onore, la Madonna, non può assolutamente soccombere. Perché? Perché l'autore degli errori e delle eresie, l'autore, il regista, lo sceneggiatore è il demonio, ma siccome il demonio lì non passa, se ci si mette la Madonna davanti, le eresie e gli errori non possono prevalere. E così i suoi assalti, perché quando arriva una prova, il demonio subito, capito? Se Dio ti vuole così bene, perché ti è successo questo? Sempre. Il fischio, ancora una serpe, sibila, d'accordo? Però un cervello ti entra dentro il cervello, e una volta che ti entra è difficile cacciarlo via, perché è tremendo, A meno che non diciamo alla Madonna, senti un po', girano un po' dei serpenti, dagli una schiacciata di testa e vedi da mandarli all'inferno. Ah, la Madonna fa subito così. Però dobbiamo ricorrere al suo aiuto, perché da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno del sostegno di Maria, anche perché lei, con tutte le prove che ha passato, non ha mai dubitato ed è quindi in grado di aiutarci nel combattimento personale e collettivo della Chiesa, perché lo possiamo vincere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre lodato.